Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tono Kid che vi parla. Oggi siamo tornati con Formula 1 2023, pronti per scendere in pista. Siamo in Olanda, Zandvoort, signori, e quindi direi di andare a vedere subito come sono andate le qualifiche. Pista che non mi è troppo simpatica, per quanto comunque dei risultati positivi nel passato li abbiamo fatti. La nostra auto si sta dimostrando più forte di quanto potesse sembrare a inizio di questa stagione. Siamo in linea con le primissime, che al momento sembra essere Aston Martin la prima forza sulla carta a livello di prestazioni. Noi a seguire insieme a Ferrari, poi Mercedes, Red Bull e via tutti gli altri, molto ravvicinati a livello di prestazioni. E vediamo anche come sono andate le qualifiche. In base a questo c'è stato un sorpasso sugli ultimi 10 metri del rettilineo. Uno l'abbiamo subito noi nel giro di qualifica, da noni siamo passati a decimi e vi ho già spoilerato la nostra posizione, ma anche però davanti c'è stato uno switch proprio sugli partire, ultimi 10 metri. Vediamo se ci sono penalità più che altro. Qualifiche di ieri. Russell per 3 millesimi su Leclerc, gli strappa la pole. E ora vediamo il resto della griglia. Norris, Sainz. E vedete McLaren, Verstappen, Mercedes, Red Bull, Magnussen con la Haas. Attenzione Felipe in decima. Però Aston Martin, Albon, penalità, ok. Quindi Albon sarebbe stato terzo, tipo. De Vries, Hülkenberg. Sì, perché noi abbiamo scalato una posizione. Vabbè, Sargeant, non ci si può aspettare molto da Sargeant, nonostante la Aston Martin sia la vettura più prestazionale. Con questa Aston Martin, sentiamo cosa puoi dire. Niente, non può dire niente Valsecchi. Allora, signori, abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. Allora, 9-9 potrebbe essere interessante. Vediamo se possiamo fare 9 giri, se no ci fermiamo il giro prima, ok. A livello di carburante addirittura 2,9 in più ci danno. E guarda, nel dubbio fai un giro e 2 in più. Ho paura che ci sia parecchio consumo, più che altro. Poi l'assetto, per quanto riguarda l'assetto, appunto mi stavo dimenticando. Ecco qua l'assetto prescelto. E non so onestamente l'assetto. Sì, mi sono trovato bene, ma c'è da capire un po', perché è la pista che mi fa storcere un po' il naso. Però pronti a partire, signore, andiamo ai semafori. I rischi su Magnussen, guadagniamo solo una posizione, ma va bene, l'importante è non prendersi troppi rischi in questa partenza. Ecco, a proposito di rischi, mamma mia. Ok, Magnussen che forse ci prova, ma deve frenare perché qua davanti c'è un po' di traffico. La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. E siamo già presi i rischi. Siamo già giocati 2 o 3 jolly importanti. Adesso c'è da capire il nostro ritmo, se può essere. Oh, lungo Perez, ne approfitta Verstappen, ne approfittiamo anche noi. Errore di Sergio, il nostro rivale. No, l'erbetta maledetta. Ecco. E sbagli una curva, sbagli le 5 successive. È
dovremmo restare attaccati a Max. Sfruttare un po' di scia, non siamo velocissimi sul rettilineo, però possiamo dire la nostra. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro, usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Staccatona su Max, quasi lo tamponiamo. Stai aumentando il distacco dall'auto che ti segue. Non ci interessa l'auto che segue. Perdo il punto di frenata con loro davanti. DRS, non ce l'ha Sainz. Mamma mia, l'aggressività che abbiamo su Max. Ce l'ha adesso Sainz. Vediamo qual è il DRS più efficiente, forse il nostro. No, però così Max. Pazzesco! Crediamo che il sottoscocca sia un po' rovinato. Pazzesco! Sto rincoglionito, ha distrutto la lettura, ma c'è entrato in maniera clamorosa. Cioè, questo è proprio il real Max Verstappen. Cioè, quello vero che fa certe cose. Porca vacca, che botta che ci ha tirato. Adesso fa la tappa al suo compagno, perché giustamente ha distrutto la lettura, quindi... Mamma mia, meno male che non ci ha colpiti sulle gomme o sull'alettone, ma ci ha danneggiato solo sotto scocca, a cui siamo abituati. Solitamente però per errori nostri, dove andiamo su in marciapiedi, tipo questo, mamma mia. Io però non devo gufarmela da solo, che cazzo. Ok signori, siamo sopravvissuti a un giro pazzo. 4,0 secondi. Dove Verstappen ha nettamente cercato di ammazzarci. Adesso dobbiamo ricostruire la nostra gara, che per carità va anche bene così, ma avevamo l'opportunità di stare lì con loro. Hai circa 4 secondi di ritardo sulla vettura davanti. Lo so, lo vedo. Dai, accelera. Ecco il distacco dall'auto alle tue spalle. 2,7 secondi. Potevamo star lì a lottare con quelli di davanti, ma... Vediamo adesso il ritmo. Ci vorrebbe una safety car. Perché purtroppo non riusciamo ad avere... un ritmo abbastanza buono per recuperare. Potevamo stare lì col DRS, con la scia e tutto, ma la vedo dura. 4 secondi da recuperare. Il sottoscocca. Vediamo, lo so, grazie. La differenza a breve. Vediamo se questi 4 secondi riusciremo a recuperarli. Là c'è bagare, eh. Vedo sempre una Ferrari all'interno curva, Leclerc. Il distacco dal tuo compagno di squadra è... Vediamo se rallentano un po'. Felipe ha superato Perez, bravo Felipe. È il momento della sosta, signori. I meccanici sono pronti per... Stiamo perdendo un po' di tempo da quelli dietro, soprattutto sono quelli che mi preoccupano di più. Perché ci sta venendo a prendere il nostro compagno Felipe, che però si fermerà al prossimo giro, presumo. Bravi, ok, tutto a posto alla sosta. Ripartiamo. Sainz si è fermato il giro prima, ma è nettamente più avanti. Anzi, ha guadagnato parecchio. Attenzione a Perez. Attenzione a Perez. Attenzione, usciamo.
ruota a ruota con Perez, che ha fatto l'undercut e ha funzionato egregiamente. Adesso però ha gomma rossa lui. Tra l'altro anche quello è un problema. Dobbiamo tenere il DRS. Perez che era addirittura dietro a Felipe. Felipe nei box. Si ferma due giri dopo rispetto a lui, quindi. Sarà tosta star dietro a Perez. Solo Felipe. È parecchio dietro, infatti, dietro anche a Magnussen. E poi gli hanno messo pure le gomme bianche, ma pazzesco. Gomma dura per Felipe. Strategia Ferrari per lui. Il distacco tra te e la vettura alle tue spalle è di 2 secondi. Stai in guardia, non diamogli l'opportunità di sorpassarci. No, ma mi interessa Perez. Merda, troppo stretti. Siamo con lui. Poi vediamo se e quando riusciremo a fare il sorpasso. Dobbiamo cercare di indurlo all'errore come ha fatto nei primi giri quando aveva dietro Max. Con calma, pazienza, che dietro Magnussen è abbastanza lontano, Norris davanti è lontanissimo, quindi siamo solo noi e Carlos. Prende interno, ma non serve a molto perché lo superiamo molto prima della staccata. Andiamo profondi, forse anche un po' lunghini. Adesso vediamo se ne abbiamo per spingere e staccarci. Ci proveremo. La spinta sembra buona. Addirittura Fuchs nel primo settore. No, male questa. Non molla Perez. Ok, anche la benzina, eh. Sette decimi il distacco. È lontano, ok. Teniamo l'ERS, lo prosciughiamo. Attenzione alle gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. Non ci vuole mollare Sergio. È che mancano ancora tanti giri. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. E sono esattamente quelli che mancano. Che sudare, ragazzi, mamma mia. Occhio al distacco dall'auto di fronte, 5,1 secondi. Non mi interessa l'auto di fronte.
qua dobbiamo usare l'ERS per tamponare la differenza di velocità che ha Perez con DRS. Ah! Rischio! Attenzione, 9 decimi. Sei una sbavatura anche per Sergio. Dai che forse non ha DRS. Dai che forse ce lo siamo tolti dal DRS. Un secondo e tre, mamma mia. Ha rallentato anche lui però, eh. Il nostro giro non è dei migliori. Anche perché ricordiamoci che lui ha gomma soft, quindi ha prestazione nei primi giri, ma poi va in difficoltà prima rispetto a noi. Noi andremo in difficoltà e stiamo già andando in difficoltà. Però abbiamo avuto quel giro in più di vantaggio, diciamo. Adesso c'è solo da controllare fino al traguardo. Due secondi di stacco. Per altri due giri. Merda! Dobbiamo stare attenti al lift and coast adesso. Bisogna farlo. Magari anche quello per Perez è un problema di carburante, chi lo sa. Ma il fatto è che noi dobbiamo stare attenti a quello 0-12 e cercare di recuperare un po' di carburante. Ci proviamo questo giro. Questo è il distacco dall'auto di fronte, 5,2 secondi. Che recuperarlo a non consumarlo tutto. Il tuo distacco dalla vettura che ti segue aumenta di un secondo a giro. Oddio, un secondo a giro mi sembra eccessivo, però abbiamo messo 2 secondi e 6 di distacco, che aumenta sempre di più, molto bene. Stiamo tenendo quello 0-12, 0-11. Siamo un po' il piede in frenata qua. Ok, 0-13 lo stiamo tenendo. Nel frattempo, nonostante il lift and coast, stiamo guadagnando su Perez. Il nostro giro è un buon 11-3. Ma è appena iniziato. Ultimo giro. Insomma, anche Perez ha alzato il piede, eh? Meglio così. Già abbiamo avuto a che fare con il suo compagno e fortunatamente ci è andata bene, è andata un po' meno bene a lui. Ma se l'è meritato perché... è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Noi dobbiamo far meno di un giro. Quindi basta. Molta calma, facciamo le ultime curve, ci porteranno al traguardo, ad un sesto posto. Sono altri punti importanti per noi. Vince George Russell, noi guadagniamo 4 punti, 5 punti, andremo a vedere, però sesta posizione, signori, dopo aver rischiato di essere buttati fuori da Verstappen.
Mamma mia. Bravi tutti comunque. Vabbè ragazzi, pilota del giorno Carlos Sainz. Mi ha fatto un po' di sorpassi effettivamente. Su un circuito che chiede molta molta concentrazione, sì. Dopo un gran premio si suda parecchio. Vince Russell davanti a... a fare festa e ne hanno tutto il diritto. Alle due Ferrari, a Leclerc secondo e Sainz terzo addirittura. Noi ce l'avevamo davanti Sainz in quinta, se non sbaglio. È arrivato addirittura terzo. Bravo Carlos. Vince Russell però. Andiamo a vedere come si evolve la classifica. Felipe arriva a nono. Sono 10 punti complessivi. Guadagniamo rispetto alla Red Bull. Attenzione, è lontana però. Sainz è davanti a tutti. 18 punti su Russell. Ma credo che George Russell debba spuntarla di misura. E siamo un po' lontani, per la gioia dei suoi fan. Però quantomeno siamo lì. Prima posizione ancora immutata. Dobbiamo cercare di andare a prendere il buon Lando. È stato un weekend fantastico per gli appassionati di Formula 1 e non sarà l'ultimo. Ci riaggancia la McLaren, o meglio, Lando quanti punti ha guadagnato? 10? No, eravamo già a pari e quindi abbiamo fatto pari punti. Grazie a Felipe che conquista due punti, sono i suoi primi due punti? No, ne aveva già fatto uno, non mi ricordo se nello scorso Gran Premio o forse prima. Comunque, deve battere Piastri che ne ha fatti 10, già a 3. Poi, per carità, la macchina sta migliorando, però Piastri, insomma, non è che fosse... un gran pilota. Va bene, direi che siamo abbastanza soddisfatti. Giro veloce di Sainz, 1.9988, non ci siamo andati lontanissimi. Però siamo comunque contenti così. Andiamo avanti, credo che la prossima sia Monza, sbaglio? Signori, ve lo faccio rivedere perché è un intervento assassino quello di Verstappen. Cioè, non esito. Dove voleva passare? Onestamente, dove voleva passare? Non ce n'è di spazio. Non ce n'è di spazio. No, clamoroso. Ha pure girato verso di noi. Una certa. Guarda qua che gira verso di noi, maledetto. Cioè, ma neanche online fanno queste cose. Pazzesco. Però lui ha avuto la peggio, è meglio così, grazie, perché sennò sarei abbastanza impazzito. Ma andiamo avanti. Vinciamo comunque la rivalità su Perez. Per oggi, almeno per oggi. E round 15, vediamo se riusciamo anche a potenziare qualcosa. Sì, prossimo Gran Premio Monza, signori. Sponsor opaque è quello di battere... Oh, attenzione, a livello di prestazioni siamo finiti davanti a tutti. Mamma mia. Adesso voglio capire questo, se è buggato e ci dà comunque l'obiettivo, oppure cambiarlo non sarebbe male. Cambiamolo. Opaque. Andiamo a mettere uno sponsor che ci dà ovviamente entrate settimanali. Ottieni almeno un podio. Ottieni un podio, guadagna 25 punti durante una stagione. No, questo penso che sia durante un weekend, non durante una stagione, hanno scritto sbagliato. In prima posizione mantieni, arriva in top 4 durante gara, è un po' difficile. Cioè nel senso, non ci stiamo riuscendo sempre però. 20 punti durante un weekend è tanto, sali in prima posizione mantieni per 3 giri. Qualifiche, assolutamente no. 15 punti durante un weekend non è male però. Completa un weekend senza sbattere, ma ce l'abbiamo già, Blue Star. 10 punti durante un weekend di gara potrebbe essere, perché in effetti questo era opaque. Sì, dai, è sto perpetua. Perché 10 punti significa arrivare quinti, quindi top 5. Oppure con Felipe, ad esempio, oggi 10 punti li abbiamo fatti. Quindi andiamo a rimettere... Che cazzo sta livrea? Gli sponsor... Dobbiamo togliere opaque, quindi sostituirlo con questo perpetua. Oddio, qua non so quanto stia bene. No, infatti, qua toglilo. Qua forse ci sta meglio. Mettilo lì.
Distort Compass, ok, va bene. A posto, andiamo a vedere a livello di attività cosa possiamo fare. Assolutamente niente. Evento sponsor. A livello di ricerca e sviluppo abbiamo 2300 punti e possiamo andare a vedere a livello aerodinamico come siamo messi. Siamo terzi. A livello di telaio abbiamo solo le pinze. Dobbiamo assolutamente migliorare la struttura del telaio. Tanto facciamo questo e non possiamo fare nient'altro, credo. Perché 963 punti sono pochi e va bene così. 9 milioni e 8 potremmo fare questa da 9,5 e dovremmo arrivare così a livello 3 del telaio. Facciamolo, rimaniamo poverissimi. Nuovi pezzi sono arrivati dalla evento telaio senza problemi. Allora, Learn Skill è un'azienda che offre materiale didattico online che potrebbe essere molto utile ai nostri ingegneri. L'accesso ai materiali è consentito tramite un singolo acquisto delle licenze. Una volta effettuato però dovremo assumere del personale per integrarlo nel nostro processo di sviluppo. Quindi tutto potrebbe richiedere un bel po' di soldi. Cosa vuoi fare? Ma per 50.000, guarda, ci dai punti risorsa volentieri. Ma ben fatto. 50.000 è regalato praticamente. Abbiamo 1.700 punti risorsa. Qua ovviamente non possiamo fare nulla, ma qua sì. 1.700, non è vero, 1.900, perfetto, niente. Possiamo andare a fare il tubo di scappamento o sistema di iniezione. Andiamo di power unit. Madonna che boost che ci dà questo. Arriva dopo Singapore, però, dopo il Giappone, però va bene. Ok, calendario fitto fitto adesso signori, ma prossimo appuntamento a Monza, quindi in casa nostra signori, dobbiamo fare assolutamente bene. È stato un piacere come sempre, io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le serie sul canale e ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. Ci vediamo a questo punto con il nostro Gran Premio di casa a Monza e niente signori, è stato un piacere, ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao!